Ciao ragazzi, sono il Murri del futuro. Volevo avvisarvi che l'episodio di oggi è veramente super pieno di contenuto, quindi vi invito questa volta più delle altre a guardarlo attentamente perché succedono un sacco di cose, ma soprattutto nella seconda parte del video scoprirete com'era il gelato da 70 euro virale su TikTok. E se fossi in voi non mi perderei nemmeno un istante di questa puntata, specie della seconda parte, perché ci sono talmente tante di quelle offese a Giampi che dovrebbe essere patrimonio dell'UNESCO questo video. Buona visione! In questo episodio... Un attimo, faccio una ripresa. Tre uomini e un camper! Sì, ma dove mi stiamo andando? Giorno 6. Stamattina Giampi da che... 6. È il giorno 0, però giorno 0 il camper è giorno 6. Giampi, vabbè, Giampi da che oggi si è svegliato un po' malinconico. L'ho trovato, prendo la tendina, faremo finta che sei malinconico. L'ho trovato che guardava l'orizzonte, che precisamente oggi il nostro orizzonte è camper. No, da qua non lo vedo, vedo semplicemente il cielo e gli olivi che ricordano la sua casa Bellolamps con il suo cuscino con i teschetti che ti ha dato chi? Pezzinazo. Come ogni mattina mi accincio a preparare un goloso caffè. Benvenuti ufficialmente nel giorno 6. Stiamo andando verso le grotte di Castellana, che saranno la prima destinazione di oggi. Grotte di Castellana nelle quali faremo un'escursione sotterranea tra stalattiti, stalagmiti. Non so nemmeno cosa siano le stalagmiti. Sono quelle che vanno dal basso verso l'alto. Benissimo. E poi andremo in una località turistica, ma che merita davvero di essere vista proprio come albero bello. Piccolo fun fact, piccola postilla. Come parlo bello al mattino che i neuroni solo si sono riposati. Certo. Piccola postilla. Dobbiamo trovare assolutamente un lavaggio self. Oh figo, quale chiesa siamo con i trulli? Aspetta, fermati un attimo, faccio una ripresa. Guardate che particolare questa chiesetta. Con, anziché le guglie, abbiamo effettivamente delle capocchie di trullo. Veramente stupenda, cioè super caratteristica, super particolare. Bellissima, albero bello, si conferma veramente una meta da visitare. Dicevo, lavaggio self perché dobbiamo assolutamente lavare gli asciugamani che puzzano di cadavere, forse un po' meno, che puzzano di usato. E poi dobbiamo lavare un po' di pezze, un po' di roba quotidiana, perché anche quella puzza di carogna. Signori, stiamo scendendo nella grotta. Vuol dire che... Minchia che figo! Il fresco continua ad aumentare, ma soprattutto continua ad aumentare la figaggine di questo posto. Bellissimo. Super figo. Mamma mia, assurdo, zio. Cioè, ma chi l'ha fatto? La storia la sappiamo di queste grotte, Murri. No, onestamente questa mi manca. Sapevo la storia... Hai dato tutto per la storia dei trulli. Esatto. Ho usato tutto lo spazio in memoria per la storia dei trulli. Però guarda, è bel momento, già. Bellissimo, Murri. Assolutamente sì, andiamoci un po' la situazione. What the fuck? No, vabbè. No, vabbè. È una roba, io per cosa gli è scandalosa. Sì, opera. No, ma sono possenti proprio. Sì, spazio. Porca puttana. Andiamo avanti, andiamo avanti.
nel frattempo che stiamo continuando la nostra escursione, Manfredi e Luca ci hanno abbandonato perché stavano per soffrire e morire, poiché qua dentro c'è mancanza di ossigeno e stavano male. Tu che ne pensi, Giorgio? Guardami. Che dobbiamo fare, ragazzi? Continuiamo noi, temerari. Non ci ferma nessuno. Io con un solo polmone continuerò. Guarda questa. Guarda, aspetta, aspetta. Sì, c'ho ospa. C'è finito, sono abituato anche al fresco, questa di Cristo. La bocca. Com'è già abito qui finora? Ma bellissimo, è pazzesco, dai. Bello, bello. Veramente bello. Ne vale veramente la pena di questa scalinata. Ragazzi, siamo appena usciti dalle grotte di Castellana. Yes, of course. Considerazione a caldo, bellissimo, veramente pazzesche. Super, super. Posto unico al mondo, penso, raga. Super, super caratteristico e worth da provare. Il buon Manfredi sta chiedendo le autorizzazioni per anche le dronate che abbiamo fatto. Io non pensavo fosse possibile. Noi ancora non abbiamo visto nessuna ripresa, però supponiamo siano bellissime. Faremo un pranzetto veloce, una robetta, ti dico fresca. Ti dico regolare. Si lascia il parcheggio delle grotte di Castellana, direzione Polignano a Mare. Meta sicuramente mainstream turistica, però che merita sicuramente delle dronate, perché la Puglia è così, ha delle mete molto belle che anche se turistiche non possono essere skippate. Manfredi, l'ardi le cacchia, non ho letto. Con serenità e con serenità. Ti ricordo che c'è la sedia sul letto. Allevamo un Achille alla statua di Domenico Modugno e alle grotte proprio di Polignano, che sono stupende, alle quali sono già stato qualche tempo fa, ma che merita la rivisita. Tra l'altro, dopo Polignano ci sarebbe un'altra meta che non voglio però dirvi, perché se non riusciamo a farle è un po' uno scam. Però non mi rispondono al telefono, quindi è regolare. Signori, intanto gran risultatone. Il buon Manfredi si è fatto dare i permessi, quindi siamo autorizzati a pubblicare le immagini della grotta di Castellana. Super contenti, perché era un contenuto veramente super bello da farvi vedere. Abbiamo dronato con il buon Luca, che ha lanciato il suo drone FPV. Abbiamo fatto delle riprese fiche e adesso stiamo celebrando con un chili pasta, perché cioè manco ci c'è una pignata, non ci entro nella pentola, però in una sontuosa pasta. Sontuosa pasta. Che gusto, buh. Io casa adesso. Ragazzi, siamo arrivati a Polignano a Mare. Abbiamo parcheggiato il camper in maniera un po' illegale. Lo troveremo, lo scopriremo dopo questo nostro tour all'interno di Polignano a Mare. Una bella cittadina turistica di mare estiva. Cosa andremo a vedere a Polignano? So. Giampi, che andremo a vedere imparato. La statua di Modugno, poiché è la città natale. Il mitico Modugno. La prima canzone di Modugno. Non lo so. Dai, ti prego. Non me ne ricordo, zio. Non me la me più famosa. Ma che ne so, non mi ricordo mai i titoli, zio. Va bene. Dimmi come fa. Di blu. Ok, va bene. Meraviglioso. Meraviglioso. Poi andiamo a vedere le grotte di Polignano, probabilmente con una dronata, perché noi scendere è abbastanza impossibile. Ma già abbastanza grotte. È la famosa Iraqis di Polignano. Sicuramente, che è tipica. Che c'è sia l'Afkaz e la Ficaz. Non mi ricordo cosa c'era, zio. La lama monachile. Ah, questa non me la ricordavo, perché che è la spiaggetta, diciamo, tipica, caratteristica di Polignano. Fa molto Piero Angela questa camminata in slow tra i cunicoli. Sì. Quindi adesso dirigiamoci verso la prima location. Yes, of course. Ficaz e birra. La ricetta della felicità. Già. Allora ragazzi, siamo davanti alla lama monachile. Il buon Luca sta preparando il drone, perché abbiamo visto che da lì in fondo, adesso non lo vedrete, ma c'è una finestrella. Da qui si lanciano dei ragazzi. Quindi sarebbe incredibile riuscire a riprenderlo con il drone FPV. Comunque questa è la famosa lama monachile. Perché la lama monachile? Non lo so, che sta come so io. Non è che posso sapere tutto, già ma sono i trolli. Tutto local. Speriamo che qualcuno si lanci, speriamo che non si faccia nessuno male. Comunque questa è la lama monachile, primo punto di Polignano, must da vedere. Bagno? Direi di no. Allora ragazzi, il buon Luca è pronto a riprendere questa impresa. Guarda lì, sembra MacGyver misto a Cerebro di X-Men. E lì sotto c'è il nostro eroe. Però sembra una formica. Oh Lu, lancio sto drone ora.
Minchia pittoso. Mamma. Dopo questo bellissimo shot della lama monachile, prima della prossima tappa bisogna reintegrare la fatica carta dal drone. Certo. Quindi panzerotto tipico. È caldo, bro. Che vuoi? Mentre si raffredda io scappo a Palermo, faccio un video con Polina, visto che siamo a Polignano. Polina, torno più tardi, ci vediamo stasera. Ciao. Ecco io. Vici la puntata. Ah, che bello, i cigni sa fare con le mani. Però... ho preso il panzerotto classico, prosciutto. No, mordilo qui, che sennò non prendi il condimento. Ho preso mozzarella e pomodoro. Hai preso solo la scorcia. Il pomodoro è tipo 200 gradi. Lo so, dai, fai così. Dai, che schifo, col tonno. Allora, guarda, vieni qua. Visto che sei così... dai. Sta soffrendo, sta facendo il grande perché, per non soffrire. Ma sta morendo. Hai occhi viola. Ma no, bello, è buono. Viva la Puglia, ragazzi. Arrivati nella piazza dove c'è la statua, che è alta circa 3 metri, dedicata a Domenico Modugno, che era originario appunto di Polignano. Ma tu sei Murri? Oh, facciamoci una foto. Ciao, sono io. Oh, facciamoci io. Una foto, ti prego. Grande, fra. Grande. Ci vai a Polignano? Ma niente, sto facendo un reportage, si chiama Tre uomini e un camper, una serie molto bella, sì. Ma ti seguo da quando ero così, compa. Grande, batti 5. Batti 5, ci vediamo, grande. Zio. Ciao, fra, ciao. Oh, mi raccomando, mangiati la focaccia. Va bene. Ciao, compa. Ciao. Ciao. Troppo, i fan sono così un po' insistenti. Adesso faremo levare tutti e faremo una bella dronata intorno a Domenico Modugno. Che poesia. Stiamo andando al self per lavare le robe fondamentali. Cerchiamo di lavare quanta più roba possibile. Lo facciamo, ne prendiamo anche altre cose. Qui ci sono tutte dietro. Oh. Bravo, anch'io. Mi sono tornato poco fa. È andato molto bene il video. Provate aiuto. È stato molto bello. Bravi, davanti. Questa è proprio vita vera, ragazzi. Vita da camper. Allora, guarda che contenta la signora dopo aver pulito. Anche noi saremo così. Ci va, mettiamo. Grande. Tutto, un po', butta tutto dentro. Sto facendo però di aprire. Ma facciamo bianchi e colorati insieme, un po'. Certo, certo. La pezza che Giorgio ha stoppato il caffè con questo. Dobbiamo aspettare adesso 31 minuti. Il problema è che comunque la gente lascia la roba che io bisogna prendere, perché tanto penso che non lo puoi aprire. Certo che lo puoi aprire appena finisce, ma non te ne frega un cazzo. Non posso più. Ragazzi carissimi, siamo partiti, abbiamo lavato i nostri vestiti, avrei messo un po' di detersivo in più, onestamente. Non puzzano, ma nemmeno fanno odore, però saranno puliti sicuramente. No, saranno puliti, ecco, tra l'altro è entrato anche il proprietario e ci ha detto che ogni lavatrice di quella costava 10.000 euro. Così, non volevo dire. Ma così. Stiamo andando direzione Ruvo di Puglia. Adesso posso dirvi cosa andiamo a fare, perché stiamo andando nella gelateria più costosa d'Italia, che fa il cosiddetto scettro del re. Tra l'altro ringrazio già a priori il proprietario, che si è messo super a disposizione, perché teoricamente questo gelato andava prenotato 3 giorni in anticipo. Io purtroppo non lo sapevo e quindi non l'ho potuto prenotare per tempo, ma il proprietario appunto mi ha chiamato e si è messo subito a disposizione per farcelo assaggiare questa sera. Quindi piccolo cambio di programma, perché teoricamente non avremmo dovuto dormire lì, dormiremo appunto a Ruvo di Puglia e andremo a provare questa gelateria spettacularis. Questa cosa fa molto ridere e va vloggata. Cena di questa sera: kebab di pollo, insalata e pane avanzato e pombaletto di merda. Gelato da 70 euro. Cioè, questa cosa è un paradosso. Prendiamo prima per spendere dopo. Che situazione kafkiana. Guarda qui, come ho fatto. Aspetta. Ma esattamente, questo Kafka chi è? Wow, è stasera? Si inzuppa il biscottino. Ragazzi, siamo a Ruvo di Puglia. Ah? Ruvo di Puglia. Puglia. Un bel nome, Ruvo di Puglia. Siamo di fronte a quello che credo sia la chiesa principale. Siamo nella piazza centrale. La piazza centrale. Questo è bello perché è come se fosse costruita una città antica. La piazza con il municipio, la chiesa, tipo un po' Clash of Clans. Benissimo. Da quella parte c'è Mocambo, dove c'è il gelato da 70 euro che andremo a provare. Sono molto curioso, sono molto in hype. Sì. Seguiteci. Seguiteci. Venite con noi a Mocambo. Minchia, mi stavo ammazzando. Stai morendo. Stai morendo 2 volte. Che camminata, posso dire. Minchia, veramente, una fatica. Ci siamo. Buonasera. 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 Sono cagato addosso. Scusa, il mio ingresso un po' così pirotecnico. 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 È un ingresso pirotecnico per un gelato pirotecnico.
finalmente siamo arrivati da Mocambo, la tanto citata gelateria che tanto mi ha attirato sui social con il suo scettro del re. Il gelato prima, più odiato del web. Prima di passare poi a vedere effettivamente la preparazione di questo scettro del re, come vi è venuta in raccontaci mente? Raccontaci un po' la tua attività, la vostra attività. Come raccontiamo spesso, noi non abbiamo inventato nulla. Noi siamo i custodi di antiche ricette che vengono ricreate nel 2023 praticamente. Ok. Questo gelato è un gelato che vede le sue radici nel 1840 con una ricetta addirittura premiata dal re Filippo II di Borbone, che è la crema del re, che è un gelato che tra un po' vi faremo assaggiare. È una crema che ogni volta è sempre la stessa ricetta, ma ogni volta cambia perché cambia il bouquet aromatico delle vaniglie di cui è composta. Qui ogni gelato ha una sua ricetta, una sua pentola, una sua lavorazione, una sua temperatura, è tutto in un modo completamente diverso poi di vedere il gelato rispetto magari alla gelateria artigianale moderna. Mi si è creata un'aspettativa ancora più elevata rispetto a quella che avevo. Va così, bene, va bene così, va bene così. Avrebbe. Adesso faremo un giro del mondo perché qui abbiamo, come voi potete notare, tutta una serie di fave di cacao, nocciole, pistacchio. Non lo vedete perché il pistacchio praticamente l'abbiamo terminato, abbiamo gli ultimi 3 litri, poi dopo, fino ad ottobre, novembre, fino a quando non arriva il nuovo pistacchio da Bronte, non ce n'è più. Vero pistacchio di Bronte, però si presuppone. L'unico ingrediente industriale che utilizziamo è lo zucchero, il saccarosio, che è il classico zucchero di apicina. Ma è solo l'unico zucchero all'interno. Se poteste farlo voi dalle canne da zucchero e aveste delle piantagioni, ve lo fareste pure in casa. Cioè, guarda, intanto un'idea quasi. Quasi quasi. Ora compri il terreno. Mocambo Farm, magari. Magari un domani. Tipologie di dolcificanti in quell'epoca, o lo zucchero, il classico saccarosio che la mattina mettiamo all'interno del caffè, o il miele. Ma che bel mondo, che mi bel sono mondo interessato ancora di più. Io direi mondo di girare. Voi siete venuti qua per un gelato. Noi siamo venuti per lo scettro perché è quello che mi darà il clickbait. Ti darà il clickbait, ti farà riempire di commenti di gente che dirà: no, 70 euro. Non vedo l'ora. Fanno tutta interazione. Perché io questi giorni ci ho pensato: come fai a spiegare un gelato a 70 euro? Un gelato a 70 euro, se tu lo metti, diciamo così, sui tuoi piedi, la gente dirà: ma che sarà mai un prodotto colorato? Perché guardano il giallo e dicono: questo è un prodotto colorato. Non sanno che c'è dietro. È un'esperienza di gusto che viene fatta come voi a porte chiuse, in orari di chiusura, tipo come adesso, mezzanotte o magari nel primo pomeriggio. Quindi un'esperienza per il cliente che viene a mangiare questo gelato, che si prenota 3 giorni con 3 giorni in anticipo, perché ci sono 3 giorni di preparazione, quello che non abbiamo fatto noi. Cioè, almeno per una volta sfrutto la mia notorietà, ho scritto su Instagram alla gelateria. Allora ho chiamato il nostro amico 54 volte al telefono, ma che nessuno, non è un numero tirato a caso, no, tra l'altro 54 volte nessuno mi ha risposto. Ci avevo quasi rinunciato, poi ho detto: aspetta, io c'ho una spunta blu su Instagram, vediamo se serve a qualcosa. Non comprata tra l'altro Costa uno dei pochi, degli ultimi baluardi. E io ho scritto su Instagram: è in via del tutto eccezionale, ci hanno recuperato il gelato, lo scettro. Diciamo che il cliente che viene fra un giorno e mezzo avrà abbiamo dovuto fare questa cosa, quindi non possiamo dire il nome. Le cose rubate sono sempre le più buone. Ci spostiamo lì dietro, andiamo, ci fermiamo qui perché adesso Giuliana vi farà assaggiare, diciamo, facciamo proprio un percorso di degustazione. Quindi facciamo prima il viaggio, dicevo prima, traveling without moving, cioè giriamo il mondo rimanendo sempre qui da Mocambo. Proveremo la vaniglia di oggi, proveremo il cioccolato con le fave di cacao di oggi. Facciamo un percorso che va, che passa dalla Sicilia, passando da Bronte fino ad arrivare nelle Langhe. Sto salivando così dai lati e saliamo di grado. Ragazzi, partiamo dal principio. Questa è la crema del re, ricetta del 1840 di scuola napoletana. Questa ci impone di fare il gelato utilizzando semplicemente 4 ingredienti: latte di pascolo, un filo di zucchero, uova di galline allevate all'aperto. Vaniglia utilizzata quest'oggi è una gourmet proveniente dalla Papua Nuova Guinea. Io vi invito ad annusare, tanto sto di freddo, gustare. Allora 3, 2, 1, vai, assaggiamolo. Mentre avete il gusto sulla lingua, portatelo anche al naso. Il freddo, ve lo dico, tende a mitigare gli odori, qualunque essi siano, tende a mitigarlo. Solo che poi ad un certo punto, quando il gelato entra a contatto con il palato, quindi a temperatura corporea, cominciano a sprigionarsi leggermente. È sprigionato abbondantemente. Il sapore sprigiona molto di più l'odore. Adesso dove andiamo? Cosa stai mettendo su sul pentolone? Adesso veniamo della ghiaia al ruvo di Puglia. Dici, per piacere, mi prendi quell'arma di distrazione, di contenimento delle masse? Dicevamo,
dicevamo il gelato. Ok, perfetto. Questa la lascio qui. Questo è il torrone croccante di mandorle. Quindi mandorle locali che andiamo a caramellizzare. Stavolta l'ho sentita le mandorle all'odore. Dopodiché, unito al latte, allo zucchero e alle uova, dà questo risultato. Vai. Ragazzi. Come, non ho capito? Hai detto minchia, questo è pazzesco. Ok. Dove andiamo adesso? Dove mi porti? Andiamo casa vostra. Ah, la sì? Vostra regione. Minchia, guarda. Allora, questo è il pistacchio, ipotizzo. Questo è l'oro verde di Sicilia. Il pistacchio verde di Bronte DOP. E già posso notare che una cosa. Non è. Il pistacchio è verde quando è crudo. Purtroppo la gente non fa caso a questo. Tutta la frutta secca, per essere utilizzata nel gelato, un conto a parte sono le granite, va tostata. Nel momento in cui viene tostata, così come la mandorla da bianca diventa giallino, anche il pistacchio subisce un procedimento di decadimento del colore, sostanzialmente diventa marroncino, quindi si va a brunire, ma si vanno a sottolineare quelle che sono le sfumature organolettiche, si liberano completamente i sapori. La tostatura in realtà serve soprattutto a questo. Tanto il gelato noi ce lo siamo mangiati perché stavo scegliendo impressione a caldo. Posso dire che non ho mai mangiato un pistacchio così. Non c'entra mai niente con col qualsiasi gelato, mai pistacchio che ho mangiato anche nelle più rinomate gelaterie. Sì, vero. Questo è un gelato di pistacchio perché è proprio fatto di pistacchio. Uno dei celebri abbinamenti della gelateria qual è? Pistacchio e nocciola. È l'unico abbinamento vietato da Mocambo. Cioè uno dice mi dà pistacchio? No. Dice, ma come? È il mio preferito, noi lo facciamo assaggiare. E tu vedi come il cliente comprende come la predominanza della tostatura nocciola va a smorzare completamente la delicatezza del pistacchio. Io prendo sempre pistacchio e nocciola. Ma guarda, io lo dico. Allora, tu ti sei già distinto. Io prendo sempre per quello. Più cagacato. Quando vengono i clienti sempre come te e mi dicono pistacchio e nocciola, io dico guarda, è l'abbinamento perfetto in tutte le gelaterie del mondo. Tranne qua. Indovina qual è l'unica gelateria al mondo in cui questo abbinamento è fortemente sconsigliato? Perché mo cambio il gusto. Non è mo cambio, è mo cambio. Grazie. Altra parte d'Italia, dalla Sicilia al Piemonte. Nocciola. La tonda gentile rinnovata del Piemonte IGP. Ha un colore pazzesco, raga. Allora io nocciola lo schippo sempre. Era una volta perché l'ho considerato sempre. No, aspetta, ti faccio un cappello così magari mi fai cambiare idea come sul pistacchio. Che non ti piacerà. No, la schippo sempre perché mi sembra un gusto lofio. Come si dice in italiano lofio? Debole. Però vabbè, vediamo se mi fai cambiare idea. Vai. Buono. L'ho assaggiato simile però. Sì, no, la nocciola è facile trovarla perché la produzione, cioè, è tanta. Cioè non è stato tipo un wow come il pistacchio. Non sono tre comuni piccolini nel catanese. La tonda gentile trilobata la producono 8 province in Piemonte, okay. Quindi c'è abbondanza di nocciole da questo punto di vista. Una buona nocciola si è facile trovarla. Buono, secondo me è buonissimo, superiore al 99% delle gelaterie d'Italia sicuramente. È la nocciola fatta a modo nostro. Una cosa che noto è che in tutti i gelati che abbiamo mangiato si nota proprio la frutta all'interno, allora, cioè si notano i pezzettini proprio. A noi piace lasciarli con questa, in gergo tecnico si chiama granulometria, quindi con questa grana un po' doppia, è una caratteristica della lavorazione a pietra. Buonissimo, funziona pazzesco molto. Questo veramente stra buono. Che bello, arte a 360 gradi, che cosa ti sto facendo fare in questo viaggio? Questo che cos'è? Aspetta, non me lo dire, è caffè. No. Che tosta. Fuori o dammi la non mano. Non l'ho assaggiato, ho semplicemente annusato. Dammi la mano, dai. Bravi, andate. Cioccolato. Nye. Strano questo. Però crema di gianduia. Bravo. Mamma mia. Bravissimo. Ragazzi, questo è il nostro cioccolato più delicato, quindi è come se fosse sostanzialmente un cioccolato al latte per i bambini. Buonissimo. Però noi non utilizziamo alcun prodotto semilavorato dall'industria, ovvero il latte in polvere è proprio la base di tutte le creme gelato del mondo e il primo ingrediente che qui dentro non entra. Quindi per fare un gelato più delicato, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente preso in prestito dai maestri pasticceri piemontesi la ricetta appunto della gianduia. Adesso ragazzi comincio a portarvi in giro per il mondo. In realtà è monotappa e l'unico paese da cui non ritiriamo cacao. Ecuador. Bravissimo. Allora dai, dimmi chi è il più preparato questa sera. Aspetta, perché sei arrivato all'Ecuador? Chi te l'ha detto? Ma ha sparato a caso. Un diciottesimo di probabilità di prenderlo. Ha sparato a caso, sì. Non svelerò i miei segreti. Ecuador, questo qui ha un nome, si chiama Arriba Superior Selecto. È uno dei cacao più fini al mondo. Nel momento in cui lo andrete ad assaggiare, troverete sentori legnosi, note floreali, note agrumate.
come sgranano gli occhi nel momento in cui... Intanto è corposissimo. Esatto, è super pastoso. Allora, il sentore legnoso lo sento. Quello agrumato, dico la verità, non ho la finezza di sentirlo, però godibile e piacevole. Ho beccato subito questa cremosità, un pelo sopra cremosità. L'ho trovato proprio come una pasta, come una pasta di cacao, come... E questo comunque un cioccolato 100% che voi avete mangiato. Come mai non l'abbiamo beccato super amaro? Nel momento in cui andiamo a fare il gelato, lo zucchero serve sempre, perché lo zucchero è l'antigelo del gelato, altrimenti sarebbe un blocco inspatolabile, sarebbe sostanzialmente un mattone. Ok. Quindi in questo caso abbiamo latte, abbiamo zucchero, abbiamo il nostro cioccolato 100%. Quindi addolcito, chiaramente. Sì. Abbiamo una percezione anche in questa cosa totalmente sbagliato, deviata. Non è colpa vostra. No, vabbè. Perché anche nelle gelaterie, lasciamo stare le tavolette di cioccolato, ma anche nelle gelaterie il cioccolato fondente, ragazzi, è neanche loro lo sanno, perché loro quello comprano. Esatto. I corsi di gelateria ogni giorno te li fanno le industrie che ti devono vendere o i macchinari o i prodotti, spesso in collaborazione tra di loro. Quindi quando tu hai imparato a fare il gelato in quella maniera, ti rivolgerai naturalmente sempre all'azienda che ti deve vendere il cioccolato fatto da loro in quella maniera. Quando impari a fare il gelato in quella maniera, tra virgolette, colpa loro, ma non è neanche colpa loro. Quando mi sono interfacciata con qualche gelatiere, credeva che fosse impossibile ottenere una consistenza davvero da gelato utilizzando pochissimi ingredienti. Cioè, noi facciamo le automobili come le faceva Henry Ford nel 1930 e oggi sto a parlare con persone che guidano direttamente, non so, una Tesla. Volkswagen, una Tesla addirittura. Tecnologia odierna. Cioè, tutta elettronica oggi, sostanzialmente. No, ho fatto il meme della Tesla perché guida una Tesla, quindi... Dov'è? Che Tesla hai? Tesla di me. Che povero. Allora, ti posso dire una cosa? Toglitela quella macchina. Ma perché? Perché la macchina... Sto volando! Oddio mio! Oddio, non me l'ho aspettato, te lo giuro. Allora, questa è la variante alcolica del cioccolato ecuadoriano che avete mangiato bianca poco fa. Ciccinino di panna. Quella è, la cara. Ma non lo so se questa è panna proprio. Mi sei risentito. Allora, ragazzi, quella che vi ho messo poi dall'altro sulla panna sono fave di cacao. È sempre cioccolato, no? Sì, sì, la variante alcolica di quello che vi ho detto prima. Si chiama tartufo perché si rifà a un tipico cioccolatino che fanno in Umbria, che viene poi rotolato nel cacao e sembra appunto un tartufo nero. Perché hai aggiunto la panna? Per alcuni potrebbe essere troppo forte, okay. Quindi va un attimino a smorzare, ma okay. Va anche a riscaldare. Lo senti? Carruba. Bravo. Questo è caffè. Minchia che buono questo. È super buono. Proprio di coffee. Minchia. Questo è un superior, è un 80% di scena arabica sudamericana. Di caffè. È caffè. È questo è gelato di caffè. Mamma mia, questo spacca il cervello. L'espresso dentro per quanto è. Viene fatto così. È fatto con l'espresso. È fatto di caffè. No. È fatto sia con la moca che con la napoletana. Il caffè noi lo facciamo con questa macchina qui. Questa macchina qui è appartenuta a Luigi Marsella, che è la persona che vedete in foto. Lo zio di nostro nonno, colui che ha trasmesso poi l'arte bianca, l'arte del gelato. Questa macchina è una macchina del caffè del 1910, diciamo questa è già montata in questo momento, poi una volta che veniva il caffè per caduta, poi questo veniva staccato, diventava il coperchio, diventava. Cioè questa è utilizzata, sta macchina? La utilizziamo tranquillamente. Avete notato che ha anche una consistenza un po' più fredda al palato, perché il primo ingrediente del caffè è... Acqua. Bravo, è l'acqua. Sempre base latte, però ti trovi anche l'acqua, perché appunto è fatto semplicemente con... Caffè. Allora ragazzi, questo in realtà è l'ingrediente principale per cui voi siete qui quest'oggi. Questo è un pregiato zafferano di Mashhad, è una città nel nord-est dell'Iran, zona roccaforte nella produzione dello zafferano. L'industria farmaceutica si rivolge all'Iran per acquistare lo zafferano per gli antidepressivi di sintesi. Infatti vi dico già che dopo di qui uscirete lievemente ebri, come due calici di vino rosso a stomaco vuoto. Ve lo dico già, ve lo preannuncio. Oh, proprio è il non plus un gelato è fattanza. Detto ciò, per arrivare a questo prodotto qui io ho bisogno di 2 giorni e mezzo, perché questa è una crema che viene fatta seguendo sempre l'antica ricetta. I soliti 3 ingredienti, latte di pascolo, un filo di zucchero, uova di gallina levate all'aperto, e il 4° ingrediente in questo caso ce l'avete qui per fare in modo che ci siano
i maggiori sentori olfattivi e i principi attivi all'interno dello zafferano, io ho bisogno di un'infusione di 2 giorni e mezzo. Questo è il motivo per cui questa è un'esperienza che va prenotata. Ora, annusatelo, anche se in realtà... Messo a punto in infusione, creata la nostra crema di zafferano, adesso andiamo a mantecare. Venite con me. Un momento praticamente? Sì, certo. Ah. Questo si chiama mantecatore ed è la macchina che trasforma la miscela da liquida, appunto, come potete vedere in questo momento, esatto, in gelato. Se potete vedere il procedimento, la crema va appunto a toccare le pareti fredde, ghiaccia, il raschiante, il coltello va sulle pareti e raschia via quella parte di gelato. Mamma, minchia, un colore. Sembra, vorrei azzardare una cosa, sembra la vaniglia che ci spacciano di questo colore. Puoi guardare i pistilli di zafferano che ho all'interno. Vai. Posso assaggiare così? Mamma mia, stai assaggiando lo scettro. Siamo venuti qua solo per questo. 3, 2, 1, 2, 1. Però non si sente. Botto. Un delirio, però è strabuono. Scoppio in bocca. Questo gelato ha una lieve controindicazione: che più ne mangerete, più ne vorrete. Anche perché c'era il dubbio di cosa potesse sapere un gelato allo zafferano. Cioè, magari non ci piacesse, eccetera, perché ovviamente lo zafferano. Siamo abituati a mangiarlo in altri contesti. Chiaramente salato. Esattamente. Guarda, è spaziale, è spaziale. Poco prima che le persone assaggino questo gelato, io dico loro: sappiate che il primo assaggio potrebbe essere tutto qua? Sostanzialmente potrebbe fare strano, perché la nostra testa funziona per bias cognitivi. Nel nostro retaggio culturale, così come siamo abituati che il pistacchio sia verde, quindi poi vogliamo trovare il gelato pistacchio verde, anche se in realtà non è verde, stessa identica cosa accade per lo zafferano. Nella nostra cultura italiana lo zafferano è un prodotto salato. Il nostro cervello, quando assaggia qualcosa che conosce, ha una sorta di gap, no? Dice, non riesce a capire che cosa mi sta succedendo, cosa sto assaggiando. Si è quasi portati a dire, oddio, quasi non mi piace, non lo so, non so come pensarla. Man mano che lo si assaggia, e quindi poi il cervello elabora, che conosce quel sapore, comincia ad abituarsi. Lo scambio. Però è proprio, non posso dire il termine che mi sta venendo perché è volgare. Che termine stavi dicendo? Da auto, diciamo da autoerotismo, è tanta roba, ragazzi. Ma fagli via, è una bomba, è super simpatico. Diventa sempre più buono. Ve l'ho detto, ragazzi. Ma chi può essere? Sto volendo il parabrezza del mezzo. Possiamo poi inquadrare Murri, per favore? Che... Prima una piccola... Intanto siamo arrivati in un'area camper nuova, modesta, ma super attrezzata. Lato gym, ovviamente, non si abbandona mai, la palestra. Lato... Che sta volendo il parabrezza, che faceva schifo anche nei timelapse, quindi per il bene della serie. Ma chi lo sta volendo? Chi pezzuole? Quella bug che avevo comprato, le salviette. Ti penso sì. Per lo sgrassatore? Sì, certo. Infatti sta agendo lo sgrassatore. Il problema è che ora... Cacchiano. Ottimo. Tu vedi chi pezzi. Però mi devi tenere. Ma ho tenuto tutto il tempo. Okay. Anche questa palestra. Spingimi avanti. Ma piano però. Che fa? Una scala. No. Chi sono? Mia mia casa. C'è la scaletta. Ma quando mai? Ti pensa a tenermi? No. E allora? Allena. Ma Freddy, tu non fai un cazzo. Devi tenere in posizione che mi parte il set. È assurdo. Comunque ragazzi, 200 IQ. Cioè guarda come siamo operativi. Bravo. Nel prossimo episodio di 3 uomini e un camper. Crocchi magnifici e dove trovarli? Bravissimi, bravi, bravi.